pomeriggio, benvenuti a tutti. Innanzitutto veramente un saluto molto cordiale e affettuoso al presidente Sigaretti, che ringrazio personalmente a nome di tutto il corpo accademico e degli studenti della sua presenza oggi all'università, e un saluto anche al vicepresidente Zeriglio e al dottor Ursino, commissario di Lazio Viso. E un saluto a tutti i colleghi qui in aula, alla prorettrice, ai colleghi direttori di dipartimento, gli altri colleghi presenti, i delegati, gli studenti. Un saluto anche ai consiglieri regionali Valentini e Valentini qui in prima fila, nonché a tutti i rappresentanti delle associazioni di categoria che sono anche qui numerosi in aula. E mio naturalmente è solo un cenno di saluto e per esprimere due concetti. Il primo è di ringraziamento al Presidente e alla Regione per questa iniziativa Porta Futuro, che ritengo una iniziativa molto importante per varie ragioni, ma al di là di tutte le altre cose, i colleghi soprattutto, e qui mi rivolgo anche al Presidente, al Vicepresidente, sapete bene quanto il nostro Ateneo stia investendo nei rapporti con il mondo del lavoro. In tutti i corsi di studio noi prestiamo grandissima attenzione agli sbocchi occupazionali, perché riteniamo che l'università, oltre a formare le coscienze, le culture, le persone, debba anche mettere i nostri studenti nella condizione di camminare con il proprio gambe una volta che hanno finito di studiare. Quindi una relazione sempre più forte con il mondo del lavoro non solo è un aspetto che rappresenta un'opportunità ulteriore per chi studia, ma direi ormai un requisito per costruire dei corsi di studio adeguati alle esigenze della realtà. Quindi questa iniziativa è molto importante, perché a nostro avviso si innesta perfettamente, e questa è la seconda cosa che volevo dire, si innesta perfettamente in una strategia che l'Ateneo già ha attuato. E ritengo che questo vada tutto bene per la Regione, perché costruire quando non c'è nulla sembra facile, ma costruire prendendo quello che di buono c'è stato fatto, secondo me è ancora più difficile, perché si tratta di innestare delle cose nuove, grazie anche alle risorse che sono state investite su qualcosa che già esiste, per rafforzarlo e renderlo sempre più efficace. Per cui io credo che sono convinto che voi abbiate apprezzato anche entrando la sinergia che si è creata tra questa realtà Porta Futuro, che oltre a metterci a disposizione relazioni, strutture, ci consente di avere a disposizione anche risorse giovani opportunamente adeguatamente formate, che si integrano già ora e sono convinto si integreranno sempre di più anche con quelle che già questo lavoro lo facevano da noi da qualche anno. Ecco, questo è quello che mi sentivo di dire, e non aggiungerei altro, perché altrimenti il rettore parla sempre troppo. Esprimo ancora soddisfazione e compiacimento per questa iniziativa, e mi auguro che sia l'inizio a questa di seguiranno altre sul versante dei rapporti con il mondo del lavoro e dell'aiuto anche che di cui hanno bisogno, secondo me, gli Atenei, soprattutto un Ateneo come il nostro, che si sente parte fondamentale della Regione Lazio, della rete degli Atenei pubblici del Lazio, che però per caratteristiche, dimensioni, specificità, credo abbia l'esigenza di avere anche un ulteriore, come dire, aiuto su quelle che sono, per rafforzare quelle che sono le aree di eccellenza sulle quali noi riteniamo di formare studenti in grado di camminare da soli, come dicevo prima, con le proprie gambe nel mondo del lavoro, a rendersi poi protagonisti a livello nazionale e aggiungo internazionale, per via della rete di rapporti che ha questo Ateneo in giro per il mondo. Per cui ringraziando ancora, lascerei adesso la parola al vicepresidente dottor Massimiliano Spinelli. Sì, grazie. Grazie, ringrazio il rettore. In realtà, appunto, dopo 2 anni e mezzo di lavoro possiamo dire che siamo entrati in un regime ordinario e costante di rapporti tra la Regione Lazio e questa università. E questo è un dato importante istituzionalmente parlando e anche politicamente parlando. Noi abbiamo scelto di riconoscere alcune attitudini, alcune specialità che questa università offre, penso a tutto il sistema dei beni culturali e dell'agri-food, e su questo abbiamo costruito un rapporto appunto riconoscendo quello che qui viene
disegnato e prodotto costantemente. Su questo pochi giorni fa abbiamo fatto un incontro in Senato accademico in cui abbiamo rifatto il punto sui progetti di ricerca passati di cui l'università è stato vincitrice, i prossimi bandi che stiamo per mettere in cantiere sempre sul terreno della ricerca, i progetti importanti, penso all'Accademia del Mare, un progetto importante che stiamo vedendo con l'università rispetto alla collocazione a Civitavecchia di una specificità legata all'economia del mare, e più complessivamente un'attenzione alla qualità della vita degli studenti. Questo avviene perché, diciamo, l'università che non sta a Roma ma che è molto dinamica e che cerca costantemente rapporti con la regione Lazio, anche perché ci sono e sono qui presenti i due consiglieri del territorio, Manuzzi e Riccardo Valentini, che costantemente ci spingono giustamente in questa direzione a valorizzare le realtà del territorio, quindi anche l'Università della Tuscia. E quindi avere un'attenzione non solo all'università come istituzione, ma anche come luogo dove tanti ragazzi si incontrano e provano a costruire il proprio profilo curriculare e professionale. Su questo la DISU sta facendo passi in avanti, sappiamo che ancora bisogna lavorare, ma insomma i 70.000 pasti annui che vengono erogati per le case dei due studentati, c'è ancora da migliorare, lo sappiamo, è il servizio che abbiamo visto inaugurato oggi, che è un servizio estremamente avanzato dal punto di vista della messa in rete delle opportunità. Sembra una banalità, ma quello che oggi si trova dentro Porta Futuro, qui nell'Università della Tuscia, mette in rete tutte le opportunità di orientamento, formazione, informazione, occasioni di impresa, di lavoro, di mobilità europea, penso al nostro altro progetto di eccellenza Torno Subito, quindi una banca dati a disposizione dei ragazzi di Viterbo, che a Viterbo studiano, ma che riguarda le intere opportunità che si trovano sul territorio regionale, nazionale ed europeo. Questo è un po' il senso, non è un'idea particolarmente originale, però non c'era prima, quindi dobbiamo dirlo con forza. Prima i sistemi erano sistemi al massimo di carattere di perimetro provinciale, e quello che succedeva a Viterbo non era identico a quello che succedeva a Latina. Oggi questa cosa finalmente è alla nostra portata e costruisce anche diciamo una maggiore cittadinanza soprattutto delle università periferiche che non vivono la dimensione romana e che spesso magari hanno vissuto appunto questa distanza come un punto di sofferenza. Su questo stiamo lavorando, io penso che da qui a un paio di mesi insieme al Presidente lanceremo un nuovo progetto complessivo sui ragazzi in formazione, sui ragazzi universitari, laureati che ancora stanno dentro un corso di laurea. Per ora diciamo che lo chiamiamo un patto con una nuova generazione, e da qui, ripeto, a un paio di mesi spiegheremo bene in cosa consiste. C'è una serie ulteriore di opportunità che la Regione Lazio lancia in direzione delle generazioni più giovani, che sono quelle che magari più di altre hanno pagato un prezzo di distrazioni o di politiche non puntuali nei loro confronti. Le istituzioni si misurano in base alle cose che fanno, e in base alle cose che fanno si ricostruisce una credibilità. Io penso che la Regione Lazio in questi tre anni, anche rispetto a questa università, ha ricostruito una credibilità, una continuità di relazione. Di questo siamo molto contenti, per l'attenzione che ci abbiamo messo e anche per il protagonismo espresso dall'Università della Tuscia e dal Rettore, che ci ha portato costantemente a confrontarci con quello che viene proposto da questo territorio. Grazie ancora.